Il percorso è diviso in varie cascine da visitare, ci sono 5-6 postazioni. Il biglietto è costato 13,90, se ricordo bene, per gli adulti, e i bambini comunque credo che fino a una certa età sia gratis. Sono poche le persone non affascinate da questa storia così genuina che racconta questo. Benvenuti a Maienfeld, nel Canton Grigioni, in Svizzera. Siamo in uno dei luoghi che maggiormente ha ispirato uno dei romanzi che ha influito maggiormente nell'immaginario collettivo della Svizzera nel mondo, tradotto in 50 lingue. Benvenuti ad Heidi Dorf. Maienfeld ha l'ufficio postale più piccolo della Svizzera ed ha anche un proprio timbro postale. Maienfeld è il luogo della Svizzera centrale, precisamente nel Canton Grigioni, in cui è ambientato il romanzo. Questo luogo, in effetti, era la dimora del nonno di Heidi. Heidi, rimasta orfana, precedentemente viveva a Bad Ragaz, non lontano dal confine con Liechtenstein e l'Austria, insieme alla sua zia. Quando la zia si trasferì a Francoforte in Germania per lavorare per una ricca famiglia del posto, portò Heidi a vivere dal nonno, appunto a Maienfeld. Sono poche le persone che non sono state affascinate da questa storia. Parliamo di un romanzo che racconta storie di altri tempi e ha ispirato poi anche il cartone animato, che è completamente diverso, trattava di temi completamente diversi degli attuali cartoni. Sono poche le persone non affascinate da questa storia così genuina che racconta questo territorio. Questa forse è la camera del nonno, perché è un pochino più grande. I pavimenti qui scricchiolano e tutta la cascina è fatta di legna. Eh sì, sicuramente la stanza, la camera del nonno, perché ci sono dei pantaloni d'uomo. Qui c'è una cassapanca, una sedia, un comodino, il letto, uno specchio e una finestra che affaccia sulle valli. Questo è il bagno. Ah, ma questa stanza serve per fare i formaggi fatti in casa con il metodo tradizionale, perché qui c'è un pentolone e qui ci sono le forme con delle pietre. Non so se sono funzionanti in questo momento, ma forse per rendere l'idea. E questa è una cantina di stoccaggio, forse. Eh sì, che dispensa. Hanno ricreato un po' tutti i lavori di montagna qui. Cosa? Questo è un utensile che in antichità veniva usato per affilare lame, come asce, Sì? coltelli. Sì, è una pietra molto sottile. Madonna, come ti sembra questo posto? Tranquillo, si sta in pace. Il posto è incantevole, rende bene l'idea perché non volessi andare a Francoforte. Heidi. Niente, siamo proprio nelle montagne, poi c'è anche un sentiero qui sopra, non so se si rende bene l'idea, per delle passeggiate. Poi è un'area dove comunque propone diverse soluzioni anche di pernottamento in cascine e altre soluzioni. Noi però siamo più o meno, abitiamo più o meno vicino qui a un'ora di macchina, quindi ritorniamo a casa dopo. Però prima mangeremo qualcosa qui nei ristorantini e vediamo, magari troviamo anche qualcosa di tipico. Il romanzo è stato scritto nel 1880 ed è ambientato in quegli anni. Questo luogo entrò subito nel cuore di Heidi, che qui venne a contatto con la vita di montagna, dove il suo impegno principale divenne il prendersi cura del pascolo insieme al suo amico Peter.
Questi hanno ricreato una classe scolastica dell'epoca. Quando un tempo non c'erano i tablet, c'erano le lavagnette con i gessetti a scuola. Mano! Il maestro con un cane in faccio. Il cane ci hanno permesso di entrarlo, però deve essere tenuto in braccio, quindi lo teniamo in braccio. Qui in fondo c'è una cartella scolastica dell'epoca, credo che sia di cuoio. Qui c'è una specie di zaino che non so di che materiale sia, di peli di mammut o di cos'altro. Ha tutto un pelo attorno. Per i cani più grandi poi hanno allestito un parcheggio per cani qui con un gancio e eventualmente si può provvisoriamente lasciare qui. C'è un negozio di souvenir dove io ho comprato queste fantastiche toppe con Peter e Heidi. Ok, siamo al ristorante. Cosa hai preso? Io ho preso un tipico rosti accompagnato da un bratwurst, una salsa di cipolle e uno spiegelai. Spiegelai sarebbe il uovo. Uovo? Fritto. Occhio di bue. Jessica, che cosa hai preso? Io ho preso i Bündner Pizzockel, un piatto tipico dei Grigioni. Molto buono, penso con patate. Sì. No, è. Con panna, specco. Buono. Buono, sì, è c'è la consistenza dei gnocchi. Dei gnocchi, praticamente, sì. È un piatto tipico? Tradizionale sì, del Bündner. Io danno cosa hai preso? Io ho preso Alpen Maccheroni. Con Apfelmus. Ah, sì, questo sì. Maccheroni con la marmellata di miele. Con la marmellata di miele, prova. Maccheroni al formaggio e patate con cipolle. Me la sposto l'acqua. E specchio. Sposto l'acqua o la cocola? Apfelmus, bitte schön. Merci. Ah, che bontà. Provali. Certo. Sembra di stare a colazione. Sì. Buono. Vanno, sono fatti bene. Buono, sì. Buon contrasto. Formaggio. E io ho preso i capons, che è anche un piatto tipico, con il rosti. Sopra è bello croccante il formaggio. Buono, croccante sopra il formaggio. Bel sapore, bello intenso, robusto. No, che cosa bella. Al ristorante i gelati hanno i nomi dei personaggi di Heidi. Coppa Rottermeier. Bene ragazzi, grazie di aver visto il video, spero vi sia piaciuto, mettete like per farmelo sapere, iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video in uscita. Qui da Heidi Dorf è tutto, un saluto da Peter, da Heidi, da me e da Fiocco di Neve. Alla prossima!